Amo, ma Maria ha partorito. Sì, amo, lo sai. Sì, dico, fammi finire di parlare. Ha partorito due bambini. No, una. Due Ah, e perché camminano con due passeggini? passeggini. Ah, perché ha fatto il Lotus Bird. Cioè, da dove l'è uscita questa? Da là sotto. Allora non sto capendo. Amo, ha tenuto la placenta. Nel senso che non hanno deciso di recidere il cordone ombelicale al momento del parto. E quindi? Quindi presumo che nell'altro passeggino ci sarà la placenta. Scelte. E quindi questo bambino avrà la placenta attaccata tipo cane al guinzaglio? No, penso che tra un paio di giorni si staccherà naturalmente. E dico, puzzerà questa cosa, no? Presumo. C'è chi addirittura la mangia. Ma in che senso? Ah, ma quali significati dà la parola mangiare? Sì. È buona. Ma che ne so. E noi dovremmo. Non ci pensare neanche. C'è proprio tipo barbecue. Ma smetti, per favore. E noi facciamo anche il loto. Lotus Bird. No, ovviamente. Che cose sane. C'è pure chi fa il piano del parto. Ovvero? Ovvero un foglio che presenti in ospedale dove indichi ciò che vuoi che ti venga fatto o meno. E che cosa c'è scritto? Tipo, che ne so, che non desideri di essere rasata. Sì, lì. Poi? Cioè, Poter mangiare durante il travaglio. mangiare è difficile. Che le acque non vengano rotte artificialmente. Poi? Ma che ne so, c'è anche chi vuole avere la libertà di scegliere la posizione in cui partorire. Ma scusa, non esiste la classica gamba aperta? A quanto pare alcune vogliono scegliere la posizione. Ah, tipo all'impiedi come i cavalli? Ognuno. Poi? Amo, cercatelo, a me non mi interessa. Che Ah, ma qua dice di V-Buck, che cos'è? se io adesso dovessi fare un cesareo e il prossimo bambino invece lo partorisco naturalmente, in quel caso verrebbe chiamato V-Buck. Quindi un parto naturale? Sì. Ma se io faccio prima la pipì e poi faccio la popò, mica la chiamo Vicac. Cioè sempre Sì, caga. amo, ho capito il tuo concetto, ma in questo istante non mi interessa, io ho un dubbio sui vestitini. Vabbè, cioè? Che abbiamo comprato dei vestitini 0 un mese e se nasce più grande non gli vengono. E gli mettiamo quelli 3-6 mesi. Ma quelli sono estivi, quindi c'è ancora freddo. E vabbè, compriamo qualcosina in caso. Ma se nasce più grosso, fra 3 mesi vestirà 6-9 e quindi quelli 3-6 non potremmo neanche metterli lì. Mo facciamo il reso. Ma se sono passati 30 giorni? Del bambino, dico.